vediamo come si calcola la densità elettronica, cioè la densità degli elettroni di conduzione all'interno di un metallo. Densità vuol dire quanti ce ne sono per metro cubo, oppure per centimetro cubo, oppure per millimetro cubo. In internet, a questo link, si trova questa tabella che vediamo anche qua, che riporta per vari metalli il numero di elettroni disponibili per la conduzione elettrica per metro cubo. Nella colonna a fianco riporta quanti atomi ci sono per metro cubo e quanti elettroni si staccano da ciascun atomo per andare a condurre la corrente. Per esempio, nel caso dell'alluminio, per ogni atomo si staccano in media 3 elettroni. Infatti vediamo che il numero di elettroni disponibili per condurre per metro cubo è il triplo del numero degli atomi che ci sono in un metro cubo. Nel caso invece dell'argento e del litio si stacca un elettrone solo da ciascun atomo. Nel magnesio se ne staccano due da ciascun atomo, infatti vediamo che il numero di elettroni disponibili per la conduzione è il doppio del numero degli atomi. E così via per gli altri metalli. Qua si ricorda che i conduttori metallici sono costituiti da un reticolo dove si possono muovere pressoché liberamente un gas di elettroni, generato dal fatto che gli elettroni appartenenti alle orbite più esterne dei singoli atomi, cioè quelli legati più debolmente ai loro atomi, si svincolano pressoché totalmente dal proprio atomo originario, cioè si staccano dai loro atomi e vanno a costituire questo gas di elettroni. Si spiega la tabella e spiega anche l'ultima colonna che ci dà il numero medio di elettroni liberi donati da ciascun atomo al gas elettronico. Come dicevamo prima, ciascun atomo di alluminio dona in media 3 elettroni di conduzione e così via. Qui vediamo quali sono i calcoli che stanno dietro ai valori della tabella. Prendiamo un volume qualsiasi di un metallo, per esempio prenderemo all'inizio il rame, e sappiamo che la densità del rame, in questo caso, è il rapporto tra la massa di questo volume di rame che abbiamo preso diviso il volume stesso. Per esempio, nel caso del rame, se noi prendiamo un decimetro cubo di rame, la massa di questo decimetro cubo è 8,92 kg. Ci chiediamo quanti atomi ci sono in questo decimetro cubo di volume di rame e successivamente quanti elettroni di conduzione ci sono che sono disponibili per condurre. Cominciamo con il calcolo del numero degli atomi in questo decimetro cubo. La densità degli atomi è data dal numero di atomi diviso questo decimetro cubo, il numero di atomi indicato con n maiuscolo, da non confondere con la densità degli atomi. Questo è il numero degli atomi che stanno nel decimetro cubo. Ora moltiplichiamo e dividiamo per la massa atomica, cioè la massa di un atomo. Lo facciamo in modo tale da far comparire al numeratore la massa di questo decimetro cubo di rame. Infatti, il numero degli atomi per la massa di ciascun atomo ci dà la massa totale di questo pezzo di rame. Quindi abbiamo al numeratore la massa di questo decimetro cubo di rame diviso il volume e la massa atomica, ma la massa diviso il volume è proprio la densità del rame, quindi è la densità diviso la massa atomica. Abbiamo quindi trovato questa prima formula che ci permette di calcolare la densità degli atomi, cioè quanti atomi ci sono per decimetro cubo. Basta dividere la densità del rame diviso la massa atomica del rame. Andiamo quindi a vedere sulla tavola periodica la densità del rame, l'abbiamo detto poco fa, è 8,92 kg al decimetro cubo. Invece la massa atomica è 63,5 unità di massa atomica, che vale, lo sappiamo, questo valore. Quindi svolgendo questo calcolo ci troviamo praticamente 8,5 per 10 alla 25 atomi in ogni decimetro cubo di volume di rame. Naturalmente si tratta di un numero enorme, anche maggiore del numero di Avogadro, perché in un decimetro cubo di rame ci sono una quantità di atomi impressionante. Possiamo esprimere questa densità anche come numero di atomi in un centimetro cubo o in un millimetro cubo. In un centimetro cubo ci stanno 1000 volte meno atomi che in un decimetro cubo, perché un centimetro cubo è 1000 volte più piccolo
di un decimetro cubo, e quindi il valore è lo stesso, ma il numero scende, l'esponente, da 25 a 22 e poi scende di altre 3 unità, quindi 19, se passo ai millimetri cubi. E così ho calcolato il numero degli atomi presenti in una unità di volume, per esempio in un decimetro cubo. Se volessi calcolarlo in un metro cubo, siccome un metro cubo è 1000 volte più grande di un decimetro cubo, conterrà 1000 volte più atomi, quindi ne conterrà 8,5 per 10 alla 28. E infatti la tabella ce lo conferma, ci dà 8,4 per 10 alla 28 atomi per metro cubo. La tabella ci dice anche che il numero degli elettroni liberi, elettroni di conduzione, è uguale, praticamente uguale al numero degli atomi. Questo vuol dire che ciascun atomo dona praticamente un elettrone solo, in media, per la conduzione elettrica. Quindi, se vogliamo passare alla densità di elettroni, diciamo che è praticamente uguale alla densità degli atomi. E questo coefficiente, che in tabella è riportato nell'ultima colonna, per il rame vale 1, e in tabella non è indicato con una lettera particolare, io l'ho chiamato eta, e sarebbe il numero di elettroni donati in media da ciascun atomo. In questo caso, cioè il rame, eta uguale 1, ciascun atomo dona un elettrone. Qui ho riportato il disegno del reticolo cristallino del rame, dove abbiamo gli ioni positivi che hanno perso i loro elettroni, e ho disegnato 12 ioni positivi e 12 elettroni, a indicare che ciascun atomo perde un elettrone solo e diventa uno ione positivo. Passiamo adesso al caso dell'alluminio, per esempio. Calcoliamo la densità degli atomi. Procedendo come prima, dobbiamo dividere la densità dell'alluminio, che è minore di quella del rame, diviso la massa atomica dell'alluminio, che è di 27 unità di massa atomiche. E così otteniamo che nell'alluminio ci sono un po' meno atomi che nel rame, perché in un decimetro cubo nel rame ce n'erano 8,5 per 10 alla 25, nell'alluminio un po' meno, ci sono 6,0 per 10 alla 25. Tuttavia il rame, pur avendo un po' di atomi in meno, cioè l'alluminio, pur avendo un po' di atomi in meno del rame, però, come vediamo nella tabella, ciascun atomo dona ben 3 elettroni di conduzione. E quindi il numero degli elettroni liberi disponibili è il triplo degli atomi, quindi il triplo di 6, e infatti sono circa 18 per 10 alla 19 elettroni liberi di condurre per millimetro cubo. Il rapporto tra il numero, la densità degli elettroni e la densità degli atomi, infatti vediamo, 18 diviso 6 fa 3. Infine consideriamo il caso dello zinco. E immaginiamo di voler calcolare il numero di elettroni disponibili a condurre per millimetro cubo. Allora applichiamo questa formula, che ci dà la densità degli elettroni liberi in funzione della densità degli atomi, e eta è il famoso coefficiente che dicevamo prima, che ci dice ciascun atomo quanti elettroni libera. Nella tabella c'è scritto che questo coefficiente vale 2, quindi la densità degli elettroni è il doppio della densità degli atomi. Questo è il coefficiente 2, e inoltre sappiamo dello zinco la sua densità e la sua massa atomica, perché le vediamo dalla tavola periodica. Densità e massa atomica li utilizziamo per calcolare il numero di atomi, Na. Infatti la densità degli atomi. La densità degli atomi era data proprio dal rapporto densità dello zinco, in questo caso, diviso la massa atomica. Ed ecco qua, infatti, la densità degli atomi di zinco è la densità diviso la massa atomica. La densità, eccola qua, chilogrammi al decimetro cubo, e la massa atomica è 65,4 unità di massa atomiche, per 2, perché 2 erano gli elettroni liberati da ciascun atomo. Quindi la densità di elettroni è 2 per la densità degli atomi. Questa è la densità degli atomi, praticamente ce ne stanno di atomi di zinco circa 6,6 per 10 alla 19 in ciascun millimetro cubo di zinco. Raddoppiamo e troviamo la densità degli elettroni, 13 e 2 per 10 alla 19 elettroni di conduzione in ogni millimetro cubo, in accordo con il valore indicato in tabella. Densità elettronica 13,2, qui è espresso il valore in metri cubi,
quindi sono per 10 alla 28, qui è sbagliato, non è 20 ma è 10.